Buonasera a tutti. Allora apriamo il seminario della rete competenze più piccola e certificazione e dando il benvenuto allo staff regionale rappresentato da vari membri, tra cui il dottor Virtù, dovrebbe arrivare anche l'ispettrice Burnick, che appunto non potrà partecipare. E salutiamo i dirigenti e docenti delle scuole della rete, il comprensivo Burlando, il comprensivo Regina, l'Istituto Santa Dorotea e naturalmente i nostri docenti che giocano in casa dell'Istituto Onnicomprensivo del Convitto. E soprattutto salutiamo il professor Castoldi, che ringraziamo veramente di aver accettato il nostro invito. Ci stava seguendo da tempo, però insomma non è banale, lo sappiamo, non è affatto scontato non solo riuscire a stabilire una collaborazione con il mondo accademico, ma per di più avere anche un accademico e della competenza e anche della fama del prof. Castoldi di un'altra città. Gli spostamenti fisici hanno la loro importanza. E il professor Castoldi, come sapete, è uno dei massimi esperti di competenze, di curriculum, di valutazione delle competenze, oltre ad essere docente di didattica e pedagogia speciale presso la Facoltà di Scienza della Formazione dell'Università di Torino. Ha scritto innumerevoli testi sull'argomento, cito solo alcuni dei più recenti, dalle indicazioni al curriculum scolastico, curriculum per competenze, percorsi e strumenti, valutare e certificare le competenze, eccetera. Insomma, questo per dire quanto sia importante la sua presenza qui per contribuire a un approfondimento degli argomenti su cui sta lavorando la rete da tempo. E un ringraziamento particolare lo voglio fare a Simone Bertone, che ha fatto la regia di questo seminario, non solo in fase di ideazione, che è stata partecipata ampiamente da tutte le scuole, ma soprattutto, come spesso succede, anche in quello che si chiama insomma il lavoro sporco, il lavoro organizzativo, che spesso ha una sua pesantezza particolare. Quindi grazie Simone per l'organizzazione di questa giornata. E il programma di oggi lo conoscete, aprirà il prof. Castoldi e poi seguiranno interventi dei docenti del coordinamento didattico della Don Milani sui materiali elaborati in queste ultime settimane e mesi. Vi ricordo che il 19 dicembre ci sarà un ulteriore seminario in cui saranno protagonisti docenti delle altre scuole della rete. Sì, anch'io appunto ringrazio per la presentazione. Una collaborazione, diciamo, un'interazione, ecco, sebbene fondamentalmente a distanza, quindi attraverso lunghissime mail e forse in occasione anche via Skype, si è già avviata con questo percorso di ricerca, appunto, dentro cui si inserisce l'incontro di oggi da alcuni mesi, credo, se non sbaglio, dalla scorsa estate. Il contributo che mi è stato chiesto oggi, diciamo che è già un vorrebbe caratterizzarsi appunto dentro questo percorso di interazione avviato anche prima di quello seminario, come una sorta di dialogo, di interlocuzione con un lavoro e appunto un percorso che questa rete ha già avviato. L'ho preciso perché, appunto, lo dicevo anche prima a Simone Bertone, con cui ho tenuto i contatti, io non ho pensato, ecco, in qualche misura
a una presentazione organica, ecco, no? Che avesse una sua compiutezza. Ecco, l'ho pensata soprattutto come a provare a richiamare alcuni aspetti, alcuni nodi, appunto, che nel dialogo che si era creato erano emersi. Ecco, un percorso di ricerca visto da di fuori, nel senso che comunque o attraverso il buco della serratura o attraverso appunto le mail, diciamo che io in qualche modo mi sento in questo momento in una posizione, diciamo così, tra virgolette, di amico critico, ecco, no? Cioè di una persona che all'esterno ha avuto la possibilità appunto di interagire, no? Di prendere visione di alcune idee, di alcuni materiali, di alcuni spunti. E quindi, ecco, da buon amico critico vorrei innanzitutto, se fosse necessario, ma probabilmente non lo è, nel senso che lo possiamo dare per scontato, insomma, innanzitutto comunque richiamare e, come dire, dare il giusto valore appunto al lavoro di ricerca che è stato avviato, no? Anche perché sapete che nella scuola italiana non è proprio così abituale, diciamo così, no? Affrontare le innovazioni, i cambiamenti, prendendole sul serio, no? In una prospettiva di ricerca. Qua, diciamo, per una serie di ragioni che voi conoscete meglio di me, non sto neanche a riprenderle, diciamo, anche storiche, no? Rispetto a, anche alla sede, alla scuola che ci ospita, eccetera, sicuramente c'è questa premessa di partenza, non, come dire, non secondaria, no? Di provare a prendere sul serio appunto le innovazioni che sono state introdotte nel primo ciclo di istruzione, no? In particolare appunto in riferimento allo specifico tema, il modello di certificazione e, come dire, a ritroso le indicazioni appunto del 2012 che costituiscono un po' la cornice, ecco, dentro il quale collocare questo. Quindi intanto partiamo da questa idea, che dal mio punto di vista mi riconosco all'interno appunto di un percorso di ricerca, e questo è anche il mio, come possiamo dire, in qualche modo il mio guadagno, diciamo, rispetto a all'interagire con realtà vive e che appunto elaborano anche dal basso dei percorsi di ricerca. Io appunto il preside, il dirigente mi ha presentato come accademico, ecco, forse un po' sui generis, diciamo, quantomeno per me l'attività di ricerca si è sempre concretizzata soprattutto attraverso l'interazione con le scuole, diciamo così, no? Quindi anche forse le cose che ho cercato di scrivere, eccetera, in qualche modo lo testimoniano, insomma, no? Sono un tentativo di dare ordine, no? Di, come dire, di collocare dentro un impianto più organico esperienze, spunti, proposte elaborate insieme agli insegnanti. Ecco, quindi in questo senso mi trovo a casa, anche se è la prima volta fisicamente che entro appunto in questa scuola e interagisco direttamente con la vostra rete. Detto questo, io vorrei toccare in questo mio intervento, diciamo così, quattro punti, ecco, quattro aspetti che hanno rappresentato appunto temi su cui si è avviata questo dialogo, si è avviato questo dialogo a cui facevo riferimento. Innanzitutto, ecco, vorrei partire con qualche breve, come dire, con riflessione sulla proposta appunto di certificazione delle competenze proposta dal Ministero, ecco, non tanto per riprenderla, no? La diamo in qualche modo per scontata, nel senso di come base del nostro lavoro, quanto per richiamare soprattutto un aspetto che mi sembra rilevante anche dal punto di vista poi del, come possiamo dire, del come dare le gambe, ecco, no? A questo modello di certificazione delle competenze. In secondo luogo, ecco, vorrei focalizzare l'attenzione su quello che in qualche modo rappresenta il
cuore, diciamo così, del, credo anche del lavoro sviluppato dalla rete, cioè la natura del processo di valutazione degli apprendimenti, dentro il quale ovviamente si va a collocare anche la certificazione, no? Il momento appunto della certificazione. In particolare poi come terzo e come quarto punto vorrei provare a sviluppare anche in chiave più, diciamo, esemplificativa e operativa quelli che sono due passaggi che caratterizzano, come vedremo, come peraltro sappiamo appunto, la gestione di un processo valutativo, ovvero la fase appunto di raccolta di dati, di informazioni utili appunto a farsi un'idea dei propri allievi, del loro apprendimento e poter esprimere un giudizio, e il momento appunto di espressione del giudizio che poi si formalizza, si concretizza, come sappiamo, appunto col modello di certificazione piuttosto che con il documento di valutazione. Almeno in questo momento sono questi i due, diciamo, strumenti che sono messi in gioco, no? Nel nostro sistema scolastico. Quindi questo è un po', come possiamo dire, il menu, diciamo, degli aspetti che volevo riprendere. Parto subito appunto da qualche riflessione sul modello di certificazione, quello che vediamo anche solo per così metterlo, come dire, a tema, no? Sul tavolo è la versione di questo modello relativamente alla scuola secondaria di primo grado. Sapete, no, che si tratta di un modello adottato in forma sperimentale, quindi finora non vincolante, e peraltro appunto in quanto adottato in forma sperimentale soggetto a una revisione che dovrebbe proprio in qualche modo concludersi con questo primo triennio, diciamo, di sperimentazione in prospettiva della messa a regime, no, della certificazione stessa. Dietro questo modello, come sappiamo, e questo è il link più interessante, no, più significativo rispetto alle indicazioni nazionali, c'è il profilo formativo in uscita dal primo ciclo di istruzione, ripreso appunto testualmente in qualche modo dalle indicazioni nazionali, è costruito, come sappiamo, e come le indicazioni peraltro dicono, sulle otto competenze, le cosiddette otto competenze chiave di cittadinanza europee, che sono riprese infatti nella colonna appunto a sinistra. Ecco, diciamo anche qui un primo elemento di lettura, forse qualcuno l'ha anche pensato, no? È il fatto che a me verrebbe da leggere, ecco, anche sulla base dell'interazione che mi è dato di avere appunto anche con ad esempio il gruppo di lavoro sulle indicazioni ministeriali, verrebbe da leggere la scelta di costruire appunto questo modello di certificazione riprendendo letteralmente il profilo in uscita presente nelle indicazioni, con come dire, in questa chiave, ecco, è come se il ministero in qualche modo, no, o comunque coloro che hanno elaborato questo modello avessero voluto lanciare questo messaggio alle scuole, no, italiane. Ecco, se non vi siete accorti, no, che nelle indicazioni c'è un profilo formativo in uscita, ecco, ve lo ricordiamo. In qualche modo sappiamo che le indicazioni sono del 2012, no? E quindi è probabilmente una percezione legata a tante ragioni, non soltanto alla disattenzione degli insegnanti, potremmo farci tanti ragionamenti su questo. Una percezione era che questo aspetto delle indicazioni, insieme a tanti altri, fosse rimasto molto in sordina, insomma, no? Quasi nessuno, magari preso dalla lettura degli obiettivi della singola disciplina o quant'altro, quasi nessuno si era accorto della presenza e anche del significato che un profilo in uscita ha in un testo come le indicazioni, no? È proprio una sorta di stella polare, no? Però appunto, visto che era passato un po' in sordina, è stato in qualche modo richiamato, mettiamolo in questi termini, attraverso appunto il modello di certificazione. Ecco, qual è il punto che vorrei riprendere?
prendere, no? Potremmo fare tante considerazioni, stavo anche dicendo, si sta chiudendo appunto questo ciclo triennale di sperimentazione. A me interessa evidenziare un punto, no, su questa proposta di, fatta di certificazione delle competenze, cioè l'idea che siamo di fronte a una certificazione sui generis, come la chiamo io, no? E credo che sia importante richiamarlo, poi volevo anche argomentare il perché mi sembra importante avere piena consapevolezza di questo, no? Che parliamo, si è parlato anche nei testi normativi di certificazione, però dobbiamo, come dire, dare un significato corretto a, a ciò di cui stiamo parlando. Che cosa voglio intendere? Ma per certi versi è una cosa anche apparentemente abbastanza banale, però se ci pensate costitutiva, ecco, dell'intera operazione, nel senso comune ma anche nel senso più tecnico, diciamo, per ciò che distingue un processo di certificazione da un processo valutativo sono essenzialmente la presenza di due requisiti di fondo: da un lato la terzietà del processo di certificazione, il fatto che sia un processo affidato a un soggetto indipendente, come si dice, di parte terza, cioè non direttamente coinvolto nella dinamica che si sta appunto valutando. Dall'altro lato la presenza di alcuni riferimenti, alcuni standard di tipo assoluto, cioè che hanno un valore, come dire, comune e condiviso. Un esempio che più o meno tutti conosciamo, o direttamente o indirettamente, per richiamare questi requisiti, riguarda la certificazione delle competenze linguistiche, no? Lì ci troviamo di fronte a un processo di certificazione vero e proprio, cioè è un processo affidato a soggetti di parte terza, British Council piuttosto che il Centro Culturale Francese o altri soggetti accreditati per poter appunto certificare i livelli di padronanza, no, degli apprendimenti linguistici da parte dei bambini, dei ragazzini o degli adulti. Ci sono degli standard di riferimento che ci riportano appunto al quadro europeo delle lingue, no, e a una descrizione di che cosa intendere per livello 1 piuttosto che per livello B2 o C1 o quant'altro. Ecco, due elementi accessori che caratterizzano il processo di certificazione mettono più in gioco appunto in qualche modo lo scopo e anche il destinatario, no, del processo stesso. Cioè nel processo di certificazione lo scopo tende ad essere, lo dice in qualche modo la parola, no, uno scopo rendicontativo, cioè di rendere conto, no, anche socialmente, no, di attestare socialmente il possesso di determinati requisiti. E il destinatario ovviamente si allarga al contesto sociale, diciamo, a diverse figure, possono essere la scuola di grado successivo, il mondo produttivo o quant'altro, che possono potenzialmente interessate, diciamo, a questa certificazione. Ecco, se riportiamo queste caratteristiche alla certificazione appunto proposta in ambito scolastico, in realtà vediamo che i due requisiti fondamentali non ci sono. Il processo non è affidato a soggetti di parte terza, è affidato ai docenti che sono implicati nella relazione formativa, sono soggetti di parte seconda, come si dice, nel senso di coinvolti dentro la relazione formativa. Non siamo in presenza di standard condivisi e definiti, no? Ci sono solo, appunto, attraverso il profilo, un riferimento a delle voci, ma che cosa, come dire, come caratterizzare quelle voci in termini di padronanza iniziale o base, non c'è scritto nessuna parte. Allora, ecco, peraltro, invece gli aspetti accessori ci sono, cioè è un processo che ha comunque una valenza sociale e che si rivolge idealmente appunto al contesto sociale. Allora ecco, in questo senso credo che sia corretto, più che parlare di certificazione delle competenze, parlare di valutazione delle competenze a valenza certificativa. Sembra un, come dire, una disquisizione linguistica, ma intanto è una questione chiave, talmente chiave che se ne accorge anche il Ministero, a volte non sempre come dire, è attento a queste cose, però in
nelle ultime, diciamo, come dire, commenti che ho visto più o meno formali, no, arrivare dal Ministero, tra le varie, come dire, modifiche che si intende introdurre, forse già a partire da quest'anno, i tempi non sono molto chiari, c'è proprio l'idea di parlare di attestazione delle competenze, cioè di, come dire, abbassare il tiro in termini di messaggio che viene dato, no? A richiamare proprio questa, diciamo, caratteristica più valutativa che certificativa, appunto, di ciò che la scuola può fare, semplicemente. Perché mi sembra importante questo aspetto, appunto? Ma perché, per dirla con una parola, poi lo riprenderò meglio, il rischio di accentuare la dimensione certificativa, e io vi assicuro che lo tocco con mano, lavorando appunto in tante realtà, con molti insegnanti, con molte scuole, penso che anche molti di voi l'abbiano percepito, il rischio di accentuare questa dimensione certificativa è quella di, in maniera intenzionale o meno, di accentuare ulteriormente, di esasperare ulteriormente quella sorta di frattura, quella sorta di sindrome del dottor Jekyll e Mr. Hyde, diciamo, che è già connaturata nel ruolo docente, tra il compito formativo e il compito valutativo. Quando invece credo che la questione fondamentale sia invece quella di vederli, questi due ruoli, interconnessi. E allora per questo motivo mi sembra non banale, ecco, come dire, ridimensionale, ecco, mettere tra virgolette, se proprio in attesa che il Ministero appunto magari utilizzi questa espressione, certificazione delle competenze, no? Si tratta di, come dire, il messaggio che viene dato alle scuole è quella di preoccuparsi di valutare le competenze in progress dei propri alunni attraverso degli strumenti che hanno anche una valenza certificativa, però riconduciamolo, diciamo, al compito della scuola, evitiamo, ecco, di esasperare, no, questa separazione, appunto, il pensarsi in qualche modo come giudici che, oddio, adesso dobbiamo dare il, appunto, il verdetto, no, in qualche modo vedendolo come un aspetto in qualche modo sganciato, appunto, dal proprio compito formativo. Ecco, questo aspetto lo pensavo poi di riprenderlo, però mi sembrava utile fin dall'inizio richiamarlo. Passiamo a quello che rappresenta il cuore di ciò di cui stiamo parlando, cioè appunto la gestione di un processo valutativo. Abbiamo detto che ciò di cui stiamo parlando riguarda la gestione di un processo valutativo che ha come oggetto le competenze in progress, diciamo, dei nostri allievi e di utilizzo anche esterno. Allora, bene, una domanda non banale, almeno come, diciamo, condivisione anche di un lessico, no, per parlare la stessa lingua, credo, è proprio domandarsi che cosa caratterizza la gestione di un processo valutativo, in particolare un processo di valutazione degli apprendimenti, perché è il processo di cui stiamo parlando, no? Quali sono gli elementi chiave all'interno dei quali si sviluppa, no, e si struttura questo processo? Io lo vorrei riprendere in maniera abbastanza veloce, intanto che prendendo spunto da una definizione di valutazione che a me piace richiamare, non solo perché è lo spunto poi a cui volevo fare riferimento, ma anche perché, come dire, fa subito una scelta di campo, ecco, se vogliamo, comunque la esplicita in modo molto chiaro, no? Una scelta di campo che io spesso sintetizzo col termine l'apprendimento si apprezza, non si misura, diciamo così, no? Un aspetto che anche questo sembra quasi banale, però nella scuola è un po' tutto, come dire, da metabolizzare, ecco, come elemento, no? Ecco, questo autore è addirittura nei primi anni 80, anzi, no, a fine anni 70, autore francese, tradotto anche in italiano, insomma, un autore di riferimento rispetto alla letteratura sulla valutazione, appunto, in particolare degli apprendimenti, ci dice semplicemente che la valutazione consiste in un duplice processo di rappresentazione, laddove appunto attraverso la parola processo di rappresentazione, come dire, vuole subito, come dire, sgombrare campo
da qualsiasi illusione appunto oggettivistica o misurativa, no? Valutare significa rappresentare. Qualcuno dice anche conoscere è un processo di rappresentazione, ancora di più valutare. In particolare, ecco, lui ci richiama, parla di duplice processo, per richiamarci quelli che sono i due elementi fondamentali di un processo valutativo, non solo in ambito scolastico, peraltro, la riflessione che lui propone è più larga, richiama proprio le caratteristiche di un processo valutativo, non solo degli apprendimenti. La prima rappresentazione, il primo passaggio chiave ci richiama quella che Marie chiama la rappresentazione fattuale di un certo fenomeno, nel nostro caso del nostro allievo e dei suoi apprendimenti, ovvero il farsi un'idea, rappresentazione, mi faccio un'idea del mio allievo e del suo apprendimento raccogliendo una serie di dati e di informazioni più o meno strutturate, più o meno appunto formalizzate, diciamo così, no? Che mettono in gioco l'interazione formativa con il mio allievo stesso, no? Il secondo passaggio, quello che Barbier chiama la rappresentazione codificata, ci riporta invece all'altro passaggio chiave di processo valutativo, ovvero l'espressione del giudizio, cioè il momento in cui chi valuta, sulla base dell'idea che si è fatto appunto di ciò che deve valutare, in questo caso del suo allievo e del suo apprendimento, è chiamato ad esprimere un giudizio attraverso dei codici, dei simboli, che siano i voti, che siano gli aggettivi, che siano le faccine sorridenti, che siano da ABCD, sono solo simboli differenti, no? Barbier parla di rappresentazione codificata per richiamare questo, cioè la rappresentazione attraverso dei codici socialmente, come dire, definiti e identificati, appunto il voto, gli aggettivi o quant'altro. Che cosa permette, mette in relazione, diciamo, questi due passaggi chiave del processo valutativo? Ma una terza componente che Barbier identifica, ma non solo lui, adesso ovviamente io prendo spunto da lui, ma mi sembrano aspetti abbastanza, come dire, condivisi, ecco, nella letteratura sulla valutazione. Barbier identifica con i criteri di giudizio, cioè, ovvero, come dice lui, quei referenti concettuali in base a cui chi valuta arriva ad esprimere un giudizio, arriva a dire è buono o non è buono. La base dell'idea che mi sono fatto dell'allievo, come dire, mettendo in relazione in qualche modo l'idea che mi sono fatto dell'allievo con i miei criteri, con la mia idea di qualità, con la mia idea di buon allievo, di buon apprendimento, arrivo a dire è buono o non è buono. Lo dico con il 4, lo dico con l'accettabile, ripeto, lo dico con la E o con la B, sono solo simboli diversi, no? Ma questi sono, appunto, se vogliamo, gli elementi chiave, questi che stiamo dicendo, che caratterizzano la gestione di un processo di valutazione e quindi anche la valutazione degli apprendimenti. Un ultimo elemento chiave che richiama Barbier, che è interessante, come dire, riprendere, perché ci dà una lettura anche di tipo sociale del momento valutativo, non soltanto tecnica, no? O professionale, riguarda i ruoli dei soggetti, cioè la dinamica dei ruoli dentro i quali avviene la valutazione, no? Questo è molto interessante perché, ce lo dice l'autore stesso, la valutazione è sempre un esercizio di potere e quindi la dinamica di ruoli dentro la quale avviene è un aspetto ovviamente non secondario, tutti noi lo sappiamo, no? Pensando alla dinamica di ruoli tra genitori, allievi, insegnanti, tanto per rimanere, diciamo, sui protagonisti, no, del processo di valutazione degli apprendimenti. Bene, visto che la domanda da cui ho partito era il provare ad analizzare i passaggi chiave che caratterizzano il processo di valutazione degli apprendimenti, accanto a quelli già richiamati, ne evidenzierei alcuni, se vogliamo, non secondari, però diciamo più periferici, perché di fatto il cuore del processo è quello che avevo detto, no? Però forse rilevanti, no? Per avere un'idea un pochino più comprensiva del processo educativo. Intanto, in qualche modo, a monte, no? Cioè come domanda che in qualche misura precede tutto quello che abbiamo detto, c'è una domanda che ci porta a interrogarci su che cosa valutare. Quindi, nel caso specifico, che cosa intendiamo per apprendimento? Ok, stiamo parlando di valutazione degli apprendimenti, ma che cosa intendiamo per apprendimento? Se ci pensate, questa è la domanda chiave in rapporto al passaggio verso le competenze, come ben sapete, come la rete ha già affrontato in diversi passaggi, no? È una domanda che ovviamente
magari non è che gli insegnanti si fanno il primo settembre all'inizio, come dire, magari non si concretizza in un momento, come dire, così esplicito, però di fatto si riflette, se ci pensate, questa domanda, la risposta a questa domanda, cioè che cosa intendiamo per apprendimento, no? Che cosa dobbiamo portare sugli strumenti che utilizziamo, sui criteri che adottiamo, sullo stesso giudizio che andiamo ad esprimere, se è un giudizio appunto in qualche modo discorsivo, no? Che utilizza anche le parole per concretizzarsi. A valle, ecco, a valle del giudizio, possiamo anche qui identificare l'utilizzo, il momento che mette in gioco l'uso del giudizio, di un giudizio valutativo, no? Uso che nel caso appunto della dinamica formativa possiamo pensare sia come uso esterno, quindi la comunicazione di questo giudizio alle famiglie, agli allievi in primis, al contesto sociale in senso più lato, sia anche come uso interno, no? Cioè il feedback, il giudizio valutativo come feedback per regolare l'insegnamento sul lavoro dell'insegnante. Ecco, questi mi sembrano alcuni, come dire, tasselli, no? Che ci aiutano forse ad avere un quadro, no? Di lo scheletro, diciamo, nella gestione di un processo valutativo. Quali sono alcune domande fondamentali intorno a cui si va a sviluppare e ci permettono peraltro di collocare anche il momento certificativo come un passaggio in quella fase di comunicazione del giudizio, no? Cioè ci fa capire quello che anche questo, se vogliamo, è abbastanza di buon senso, cioè la certificazione, documento di certificazione diventa l'atto terminale appunto di un processo che mette in gioco una serie di altri passaggi, una serie di altre domande. Ecco, accanto, solo per completare questo passaggio, accanto a queste domande che già, come vedete, sono molteplici e molto complesse, ne richiamerei un'altra, peraltro, che, se vogliamo, è fuori quadro perché attraversa un pochino tutti gli aspetti che abbiamo richiamato finora, ovvero il perché valutare. E a proposito di questo volevo semplicemente appunto ricordare ciò che già prima dicevamo in premessa, no? Rispetto a questa domanda chiave, no? Perché valutare, cosa serve la valutazione, non perdiamo di vista l'idea che siamo in presenza di due logiche tra loro molto diverse che inevitabilmente devono cercare di trovare un punto di incontro, un punto di equilibrio nel lavoro dell'insegnante, no? Da un lato la logica di controllo, valutazione dell'apprendimento, che in qualche modo una logica con cui inevitabilmente l'insegnante della scuola è chiamata a fare i conti, proprio perché gli viene chiesto socialmente di valutare appunto e rendicontare socialmente attraverso la pagella i suoi giudizi. Dall'altro lato una logica di sviluppo, una logica formativa, la valutazione per l'apprendimento, che ci richiama l'idea di vedere la valutazione appunto innanzitutto come risorsa per sviluppare, per promuovere un apprendimento, parole appunto come orientamento, valorizzazione, feedback, ci richiamano essenzialmente questo elemento. Non è banale anche questo dirlo, perché non posso dirlo ovviamente per le vostre altre, perché quantomeno non le conosco a sufficienza, però nel contesto italiano, se leggiamo quello che stiamo dicendo nel contesto italiano, ci possiamo rendere conto che sicuramente negli ultimi anni, anche per i messaggi che sono arrivati dal livello politico, si è molto, come dire, ridimensionato, addirittura trascurato, la dimensione formativa della valutazione, no? Cioè questa enfasi sulla certificazione, le prove invalsi, l'avere tutte le sufficienze per tutti questi elementi hanno sicuramente, anche nella scuola di base italiana, che comunque aveva un suo percorso, per quanto, come dire, non lineare, un suo retroterra, diciamo, hanno sicuramente determinato uno sbarrimento di questo know-how, diciamo, di questa cultura più formativa, almeno questo è quello che io percepisco girando un po' appunto per l'Italia, ripeto, al di là delle scuole oggi presenti. Bene, visto che ho voluto sottolineare la dimensione formativa, mi piace richiamarlo ulteriormente perché, come dicevo in premessa,
questo gestire in modo più, come dire, equilibrato il doppio ruolo formativo e valutativo affidato all'insegnante, credo che metta in gioco, tra le sfide più interessanti, proprio questa, mettere a tema appunto una valutazione per l'apprendimento. Io qui non la faccio troppo lunga, sono degli spunti, in questo caso ripresi da dei materiali del Ministero dell'Educazione inglese, che peraltro spunti, e questo mi permetto di dirlo se ce ne fosse bisogno, ma credo che in questo contesto non c'è bisogno, spunti che partono dalla ricerca sull'apprendimento, cioè il voler rinforzare la funzione formativa della valutazione, la valutazione come risorsa per l'apprendimento, parte da ciò che, come dire, la ricerca pedagogica, psicologica sull'apprendimento ci dice, su che cosa rende efficace l'apprendimento. Anche qua solo un aneddoto, al di là dei riferimenti più puntuali. Pensate che in una meta-analisi, come si dice, no, delle ricerche svolte a livello internazionale sull'efficacia delle varie metodologie didattiche, che ha come autore un autore neozelandese, Etty, la sua ricerca appunto è stata pubblicata, ma in italiano non ancora, però ho sentito che la Ericsson la vuole pubblicare, comunque Visible Learning, apprendimento visibile. Questo autore, sulla base di, non so se 5.000, 10.000 ricerche svolte in vari paesi sull'efficacia delle varie metodologie, stila una sorta di graduatoria, diciamo, no? Delle metodologie ritenute più efficaci dalla ricerca empirica. Quindi, che cosa troviamo per l'opposto? Il feedback formativo. Quella che emerge come metodologia più efficace rispetto alla lezione, apprendimento cooperativo, c'è di tutto ovviamente, risoluzione tra parti, tutto quello che volete, quella che emerge come la medaglia d'oro sul gradino più alto, questa ipotetica graduatoria, però insomma c'è dietro un lavoro rilevante, guarda caso, è il feedback formativo, come la modalità che è più efficace nella prova d'apprendimento. Magari ciascuno di noi se ne è accorto nella sua esperienza, ma a volte se ci pensate la scuola se lo dimentica. Nel senso, anche qui, no? E se lo vediamo poi. Ecco, che cosa vuol dire valutazione per l'apprendimento? Ma vuol dire tante cose, io come dire, non le sto neanche a commentare in questo momento, le ho volute solo richiamare questi, come dire, spunti ripresi sempre da questi materiali inglesi, perché in qualche modo ci danno, come possiamo dire, una misura anche più operativa, cioè attraverso delle possibili linee di lavoro, che ne so, appunto dal feedback, guarda caso, ai processi autovalutativi, all'attenzione alle conoscenze, credenze, pregresse, eccetera, ci dà, o alla condivisione dei criteri, un'idea di che cosa significa concretamente, come intero tema, una valutazione per l'apprendimento.